Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale parleremo di cronaca e dell'atto intimidatorio, anzi un attentato avvenuto questa mattina a Brindisi ai danni di un istituto scolastico di scuole superiori a perdere la vita una ragazza appena sedicenne e la Calabria anche si unisce al cordoglio e si mobilita. Ancora parleremo di infrastrutture e di problemi legati alla sanità nella nostra regione. Questo e tanto, tanto altro ancora subito dopo i titoli, vi aspetto. Sono poco più di 5.000 i calabresi che hanno contratto malattie a seguito delle trasfusioni di sangue. Da tempo questa gente attende che la regione adegui loro l'indennizzo riconosciuto dalla Corte Costituzionale, ma nonostante le ripetute richieste, ad oggi non c'è alcun provvedimento del governo regionale. Crea notevoli problemi al traffico il cantiere del costruendo sottopasso ai piedi del santuario di Paola. Numerose le proteste degli automobilisti che, specie nel fine settimana, sono costretti a lunghe attese. Registrate tante infrazioni al codice della strada. Il cantiere aperto dall'ANAS 2 anni fa. Ad oggi non vi è la data precisa del completamento dell'opera. A Vibo solo il 33% dei cittadini paga regolarmente i tributi. Il comune, stanco di questa situazione, ha deciso di affidare l'incarico della riscossione ad Equitalia. L'assessore Manfrida ha detto che è una scelta obbligata. Per tagliare le lunghe e interminabili liste d'attesa, l'ASP, l'azienda ospedaliera di Cosenza, apriranno gli ambulatori anche nel fine settimana. Si punta a ridurre i tempi per gli esami e le visite specialistiche. Saranno utilizzati 130 operatori. È stata affidata ad una ditta della Campania la gestione del depuratore. Dopo lo scandalo dello scorso anno non ci sarà più la Smeco a controllare dunque. L'obiettivo è la regolarità nel funzionamento del sistema della depurazione. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione della notte del nostro telegiornale. In apertura la cronaca perché ci sentiamo tutti dolorosamente coinvolti per quanto accaduto a Brindisi. L'attentato compiuto questa mattina nella città pugliese ha suscitato tante reazioni anche in Calabria. L'aria che si respira questo pomeriggio a Cosenza, come state vedendo dalle immagini, è irreale. Si percepisce solo sgomento, rabbia, infinita tristezza. La bomba esplosa davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi ha ucciso una ragazza di soli 16 anni, Melissa Bassi, ferendone altre 5 e ha provocato una ondata di sdegno che ha attraversato anche la Calabria. Sentimento di costernazione mista a rabbia si coglie nella città dei Bruzzi, dove in tanti si sono ritrovati alle 18 in piazza 11 settembre per manifestare contro tutte le mafie. Partecipa al cordoglio il presidente della regione Calabria, neanche le scuole vengono risparmiate dalla violenza, così Giuseppe Scopelliti in merito all'attentato compiuto a Brindisi. Il governo agisca con immediatezza, ha aggiunto, ed individui i responsabili. Personalmente e a nome di tutti i calabresi sono vicino alle famiglie e ai responsabili scolastici in questo momento di dolore provocato dall'ennesima follia. Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso di sanità e di un problema che in Calabria interessa circa 5.000 persone. È l'esercito dei contagiati da trasfusione o da epatite C o ancora da HIV. Ebbene, queste persone che già vivono con la spada di Damocle di effetti devastanti per le malattie contratte accidentalmente non possono usufruire neppure dell'adeguamento degli indennizzi riconosciuti loro dallo Stato. Adeguamento però sancito dalla Corte Costituzionale lo scorso anno, ma non recepito a quanto pare dalla nostra regione. Una delle tante disattenzioni che ci racconta nel prossimo servizio Marisa Fallico. Far parte del silenzioso e sofferente esercito dei contagiati da trasfusione o da epatite C o da HIV è già un dramma che ipoteca la qualità dell'esistenza, se non la durata stessa della vita. Esserlo in Calabria è ancora più complicato, perché qui le disfunzioni, la disattenzione, tra virgolette, nella tutela di chi soffre sono più accentuate.
Capita infatti che i circa 5.000 contagiati di questa regione non abbiano l'adeguamento dell'indennizzo riconosciuto loro dallo Stato dopo un lungo e tormentato iter procedurale, nonostante la Corte Costituzionale lo abbia sancito con una chiara sentenza lo scorso anno e nonostante in molte altre regioni del Paese, tra cui Campania e Lazio, sottoposte come noi a piano di rientro, lo abbiano già applicato. Perché in Calabria no? Perché non viene garantito questo diritto? È una questione di risorse o cos'altro? In molti si sono rivolti a noi, visto il muro di gomma incontrato finora. Noi rigiriamo l'interrogativo al Dipartimento regionale alla salute, sperando di ottenere risposte. L'indennizzo è una sorta di solidarietà sociale previsto da una legge, la 210 del 92, emanata dopo gli scandali clamorosi degli anni 80-90 delle sacche infette, che hanno causato la morte di centinaia e centinaia di persone, vittime innocenti di una mala sanità di Stato, potremmo dire. Un beneficio riconosciuto a chi viene contagiato mediante trasfusioni periodiche o occasionali, pensiamo ai talassalemici, a coloro che subiscono interventi chirurgici, oppure a causa dell'epatite C, e sono tantissimi, dagli operatori sanitari durante la loro attività di servizio, ai familiari delle persone affette soprattutto quando la malattia non è conclamata, ma anche a coloro che hanno contratto l'AIDS. L'indennizzo viene erogato ogni 2 mesi e sempre dietro certificato di esistenza in vita, perché la vita di molte di queste persone è sempre appesa ad un filo. Dopo anni di fermo, finalmente la Corte Costituzionale ha stabilito che questi indennizi andavano adeguati. Purtroppo la Regione Calabria non lo ha ancora fatto. I 5.000 contagiati calabresi non meritano forse di usufruire in pieno di questo diritto? Cambiamo argomento, parliamo adesso di infrastrutture, lunghe code sulla strada statale 18 nei pressi dello svincolo per il santuario di San Francesco di Paola a causa di lavori per la realizzazione di uno sottopasso. Auto incolonnate, diversi furbetti che tagliano la strada commettendo così infrazioni. Vi facciamo vedere adesso cosa succede quotidianamente all'incrocio di Paola. I cantieri sono stati aperti dall'ANAS un anno e mezzo fa, ma neanche l'ANAS sa quando finiranno. Valentina Palmieri. Strada statale 18, bivio per il santuario San Francesco di Paola. Guardate con attenzione cosa succede. All'incrocio si crea una lunga coda di auto, 12 veicoli fermi. La Bravo Nera deve rimettersi sulla statale e gira a sinistra commettendo un'infrazione. Il nuovo percorso prevede infatti che chi voglia dirigersi in direzione sud debba svoltare più avanti. La teoria è una cosa, la pratica, ahi noi, è altro. Nuova sequenza di immagini, altra auto, ferma il traffico. Attenzione ora ai veicoli che procedono lungo la 18, costretti a brusche frenate. In pochi minuti le infrazioni commesse sono numerose, così come numerose sono le proteste degli automobilisti costretti a code estenuanti a fare i conti con i tanti furbetti che per risparmiare una manciata di chilometri tagliano la carreggiata. Questo è quanto si registra quotidianamente lungo l'arteria interessata dai lavori per la realizzazione di un sottopasso per i veicoli diretti al santuario. Il cantiere è stato aperto dall'ANAS, che ha in gestione l'arteria, nel gennaio 2011. Costo dell'opera 1,5 milioni di euro circa. Le ruspe sono al lavoro. Le previsioni per l'estate, ormai alle porte, quando il traffico aumenterà, non sono delle più rose. Guardate cosa scrive l'ANAS sul suo portale, aggiornato al 17 maggio, 2 giorni fa. Stato di avanzamento lavori dopo 16 mesi pari al 20%. Ultima azione prevista, non conosciuta. Come a dire, bisognerà armarsi di pazienza, ma tanta, fino a... non sappiamo. Ed ora la difficile gestione dei tributi. A Vibo Valentia i cittadini non pagano le tasse, il comune non riesce a riscuotere gli oneri e così l'amministrazione, guidata dal sindaco D'Agostino, ha deciso di affidare il servizio riscossioni ad Equitalia. Sentiamo. Da questo momento sarà la ben nota Equitalia a riscuotere i contributi che i cittadini devono al comune di Vibo Valentia. La decisione di affidare questo incarico nasce dal fatto che Vibo Valentia è tra le città italiane con il maggiore tasso di contributi non pagati.
se si analizzano i dati, in effetti sono sconfortanti, perché noi, secondo uno studio IFER del 2009, il comune di Vibo viene indicato al terzo ultimo posto tra i comuni d'Italia per capacità di riscossione, cioè per capacità di riscuotere tra i crediti esigibili quelli da incassare. Dunque noi abbiamo una percentuale che non, di competenza che non va oltre il 33-34%. Questo significa che siamo in una situazione estremamente grave, dinanzi alla quale diciamo, non possiamo che intervenire con anche un certo rigore, ma non voglio attribuire, e questo lo rimarco con forza, non voglio attribuire questo dato ai cittadini vibonesi. Perché dico questo? L'ho sperimentato in questo anno. Non è responsabilità del cittadino il mancato pagamento del tributo nell'ipotesi in cui il tributo non viene chiesto. Ciò che ho registrato è una forma di trascuratezza, tra virgolette, dal punto di vista strettamente gestionale, che non riguarda solo il comune di Vibo, ma che caratterizza i comuni meridionali, e dunque di poca considerazione del meccanismo tributario. Oggi è inevitabile averne tanta considerazione, non possiamo trascurare l'ufficio tributi, anzi è l'ufficio che consente a tutti gli altri settori del comune di poter lavorare serenamente erogando servizi. Una situazione dunque definita grave al punto che il sindaco ha deciso di istituire un'apposita delega assessorile e quindi procedere ad una gara per assegnare all'esterno l'incarico di riscuotere i tributi. Abbiamo dato seguito a ciò che la legge ci imponeva, cioè di avere una vera e propria procedura di evidenza pubblica. Che poi sia stata Equitalia a risultare vincitrice ne è derivato diciamo, da una valutazione di natura appunto tecnica che ha fatto la commissione di valutazione del Comune in assoluta trasparenza, tant'è vero non abbiamo registrato neanche ricorsi, e dunque noi ci troviamo adesso a aver gestita la riscossione volontaria volontaria e coattiva da Equitalia in ragione appunto di un meccanismo procedurale di evidenza pubblica. Isole ecologiche a Castrolibero, il progetto si chiama Tu fai la differenziata ed è stato finanziato con risorse comunitarie. Un risparmio per i cittadini, dice il sindaco Orlandino Greco, all'incontro che ha visto la partecipazione di scuole, associazioni e cittadini, anche il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, che ha parlato di un progetto innovativo che avvicina la Calabria alle regioni del nord. Rosalba Baldino. I cassonetti resteranno solo un ricordo, Castrolibero li ha banditi dal territorio. Per la raccolta dei rifiuti i cittadini si doteranno del badge e potranno utilizzare le 8 isole ecologiche del territorio. Il progetto si chiama Tu fai la differenziata, è un progetto pilota per un comune che conta 10.000 abitanti e che è stato definito, come ha sottolineato il sindaco, i parioli dell'area urbana. Perché le isole ecologiche funzioneranno? Ma funzioneranno perché il cittadino sarà incentivato a pesare, a fare la differenziata, a pesare il rifiuto, perché pesando il rifiuto avrà un incentivo economico, più differenziata si farà e meno pagheranno. E noi siamo il primo comune in tutto il centro-sud a fare questo tipo di sistema, che porterà al passaggio da tassa a tariffa. È un progetto virtuoso che si inserisce nell'ambito della cittadella energetica ed è un finanziamento regionale comunitario. Partiamo già da ora, ma da settembre il badge che permetterà alle isole di aprirsi sarà distribuito anche ai bambini delle scuole. Questa mattina il clima della festa con la scuola e le associazioni del territorio, l'obiettivo è superare quella che in Calabria è una vera e propria emergenza, lo smaltimento dei rifiuti. Con la difficile gestione delle discariche, la differenziata potrebbe essere la risposta anche ad un altro problema, quello del pagamento dei tributi. È un sistema che si avvicina a quanto in alcune regioni del nord. Mi riferisco in particolare a quella alla provincia autonoma di Bolzano che ha sperimentato ormai da molti anni, che porta anche ad una consapevole gestione del pagamento dei tributi. All'inaugurazione delle isole ecologiche di Castrolibero presenti alcune sigle ambientaliste sostengono che la differenziata non è un problema di tecnologia ma semplicemente organizzativo. E prosegue la nostra inchiesta tra i depuratori del Tirreno Cosentino, oggi tappa a Fuscaldo. Secondo la Procura della Repubblica di Paola, che indaga da anni
La scorsa estate l'impianto avrebbe scaricato i fanghi prodotti direttamente in mare. Intanto l'amministrazione comunale affida la struttura depurativa ad una nuova società sperando di lasciarsi alle spalle i recenti scandali. Emilia Canonaco. La Daphnia magna è un minuscolo crostaceo e, nello scandalo del depuratore di Fuscaldo, scoppiato nell'estate dell'anno scorso, ha avuto un ruolo fondamentale. La pulce d'acqua, così come viene soprannominata, ha contribuito a portare alla luce il disastro ambientale che si consumava lungo le coste del Tirreno cosentino. Questo microorganismo viene utilizzato dagli esperti dell'ARPACAL per verificare il livello di tossicità delle acque. Detto in termini molto semplici, se la metà di esemplari di Daphnia magna inseriti in un prelievo di acqua rimane mobile, vuol dire che siamo nei limiti di legge. Le pulci di mare messe in contatto invece con l'acqua del torrente Maddalena, dove scarica il depuratore di Fuscaldo, sono rimaste immobili, tutte dalla prima all'ultima. Significa che i livelli di tossicità non avrebbero potuto essere più alti. Quell'impianto, dunque, riversava in mare i fanghi non trattati. I segni sull'alveo del torrente Maddalena, del resto, erano chiari. Il pool investigativo della sezione ambiente della stessa procura individuò uno strato di fanghi sedimentati alto ben 10 centimetri. Difficile, se non impossibile, negare che quei fanghi non fossero mai passati da lì prima di raggiungere il mare. Fuscaldo intanto prova a voltar pagina. Dallo scorso 3 marzo il depuratore non è più gestito da Smeco. L'amministrazione comunale ha rescisso il contratto e si è affidata alla società napoletana Impec che, pare, al momento del suo insediamento abbia trovato l'impianto in condizioni pessime. Ho saputo che avete trovato macchinari rotti, tubi arrugginiti... Guardi, non è il nostro stile parlare male degli altri. Siamo coinvolti continuamente in faccende strane di dichiarazioni fatte anche da altre imprese sbagliate. Noi non ripaghiamo i nostri concorrenti con la stessa moneta, noi facciamo il nostro lavoro e basta. Se lei chiama il comune, il comune le può dire tante cose, anche perché ci sono degli atti presso il comune che sono degli atti pubblici. Rimaniamo sul Tirreno cosentino, ma ci spostiamo a Scalea, dove i lavoratori dell'Avvenire SRL che svolgono il servizio della raccolta dei rifiuti hanno deciso di manifestare questa mattina davanti al comune per il mancato pagamento delle mensilità di marzo ed aprile, oltre che dalla mancata applicazione dell'accordo sottoscritto il 23 marzo tra l'azienda e le OS. Ce ne parla in questo servizio Anna Franchino. Vogliamo i nostri diritti, lo stipendio che è una base principale per il pane. L'equità qua c'è gente che non può comprare il pane, siamo messi malissimo e nessuno ci tutela. Purtroppo è così, c'è gente che c'è un orgoglio, una dignità. Che dobbiamo fare? Mi metto un quarto piano, diciamo, minacciamo che ci buttiamo giù se non ci pagate. Cosa dobbiamo fare? Cioè non ci saluto, non ci calcolo, noi siamo monnezza, lavoriamo in Damondizia, no? E siamo calcolati come monnezza noi. Hanno incrociato le braccia esasperati ed hanno deciso di manifestare tutto il loro disagio davanti il Palazzo di Città, i lavoratori di Avvenire SRL che si occupano della raccolta dei rifiuti nel comune di Scalea. I sindacati che li rappresentano hanno proclamato la prima giornata di sciopero che continuerà ad oltranza fino alla soluzione del problema storico del ritardo degli stipendi. Gli operatori ecologici avanzano 2 mensilità, ma si tratta di un ritardo che rappresenta solo la punta dell'iceberg di una crisi che si trascina da anni. Chiediamo chiarezza anche perché noi viviamo una situazione difficile da parecchio tempo. C'è il pregresso con la Geoambiente, con l'Alto Tirreno cosentino, quindi aggiunti a queste 2 mensilità. Noi avanziamo l'adeguamento per quanto riguarda la Geoambiente, stipendi e TFR per quanto riguarda l'Alto Tirreno cosentino, quindi c'è un pregresso, come dicevo prima, non indifferente, non sono questi 2 mesi.
Il problema dei rifiuti è sempre stato nel nostro territorio una questione spinosa che ha alimentato non poche polemiche e il disagio che sono costretti a vivere tante famiglie è arrivato all'attenzione del primo cittadino di Scalea, Pasquale Basile, che ha interessato l'azienda del problema e nei prossimi giorni istituirà un tavolo di concertazione per sbloccare in tempi rapidi l'annosa situazione. Siamo in attesa di avere notizie anche dall'amministrazione comunale che ha provveduto a contattare l'azienda per avere risposte proprio appunto sui pagamenti. Siamo naturalmente disponibili come sempre a riaprire delle corrette relazioni sindacali con l'azienda che purtroppo ad oggi sono state bruscamente interrotte non per nostra volontà, quindi siamo disponibili a risiederci al tavolo per trovare soluzioni alternative che possano incidere poco naturalmente sui conti economici tra gli enti committenti e le aziende e quindi a regolarizzare alcune posizioni. La politica adesso, si sono insediati alle 16 di questo pomeriggio i seggi elettorali in vista del ballottaggio, mentre ancora si trascina la polemica per il contestatissimo voto di Catanzaro che ha visto vincere al primo turno il candidato del centrodestra Sergio Abramo. Domani e lunedì gli altri 4 comuni calabresi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti andranno appunto al turno di ballottaggio, non essendoci stati candidati in grado di superare il 50% dei consensi al primo turno. In 5 comuni della Calabria si gioca l'ultima sfida elettorale per l'elezione dei sindaci. Domani e lunedì si voterà per il turno di ballottaggio nel Cosentino, a Castrovillari, Cassanallo Ionio, Paola in provincia di Reggio Calabria, a Palmi e Placanica. A Castrovillari si contendono il posto di primo cittadino Mimmolo Polito e Ferdinando Laghi. A Paola la sfida è tra Basilio Ferrari e Carlo Gravina. A Cassanallo Ionio e la sindaco uscente del centrodestra Mimmo Lione si sfiderà con il candidato del centrosinistra Gianni Papasso. A Palmi la sfida è tra Salvo Boemi e Giovanni Barone. E a Placanica, nella Locride, dove al primo turno si è verificato un singolare episodio che ha reso necessario il ballottaggio, i due candidati a sindaco, Mario Rocco Clemeno e Antonio Condemi, infatti, hanno ottenuto lo stesso numero di voti, 417, e quindi nonostante il sistema elettorale preveda il turno elettorale unico, si è reso necessario il ballottaggio. Ritorniamo adesso alla sanità. L'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza hanno presentato un piano per il contenimento dei tempi di attesa e anche un progetto per l'igiene orale dei bambini. Vediamo. Ci sono tempi di attesa biblici per l'effettuazione di alcuni esami clinici adesso, ma presto la realtà potrebbe cambiare. Ci provano assieme l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che con la collaborazione dell'amministrazione comunale hanno presentato un preciso piano per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali. ASP e azienda ospedaliera hanno realizzato un centro unico di prenotazione, quindi questo significa che il cittadino potrà prenotare una sola volta e potrà effettuare le prestazioni sia in azienda ospedaliera che in azienda sanitaria con una immediata riduzione della lista d'attesa. Inoltre abbiamo avviato questo progetto che prevede l'effettuazione di esami diagnostici quali la risonanza magnetica, la TAC, l'ecocardiografia e l'ecocolor Doppler nelle giornate di sabato e domenica dalle 8 alle 20 che permetterà nell'immediato di azzerare le liste d'attesa. Il Comune di Cosenza, l'ASP, l'azienda ospedaliera e l'ufficio scolastico provinciale hanno poi pensato alla prevenzione odontoiatrica dei più piccoli. L'ospedale dell'Annunziata il 22 e il 23 maggio aprirà le porte a 40 bambini di una scuola cosentina che, accompagnati dai loro insegnanti, incontreranno i medici odontoiatri ospedalieri per una visita gratuita ed una piacevole chiacchierata sulle regole e gli atteggiamenti da adottare per prendersi cura dei denti fin da piccoli. È un progetto di estrema valenza sociale perché permetterà di avviare dei percorsi di prevenzione per tutti i bambini grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Cosenza. Questo è un altro momento molto importante per l'amministrazione comunale, un momento che vede coinvolti nuovamente l'amministrazione comunale da un lato e l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria dall'altro. Questo è nuovamente un grandissimo esempio per l'amministrazione comunale di sussidiarietà. Parliamo adesso di un disturbo spesso invalidante, parliamo del
Mal di testa, in Calabria ne soffrono circa 240.000 persone. Prevenzione, cure farmacologiche, nuove terapie evidenziate dagli specialisti dell'IRCA di Cosenza nell'ambito della giornata nazionale proprio dedicata al mal di testa. Isabella Roccamo. Sono circa 240.000 i calabresi che soffrono di mal di testa, un disturbo spesso invalidante, a volte sottovalutato. Sono diversi i tipi di cefalea e oggi la giornata nazionale è dedicata proprio al mal di testa, prevenzione e terapie per consentire a chi soffre di questo disturbo di migliorare la qualità della vita. Un'iniziativa che coinvolge gli specialisti dell'IRCA di Cosenza, dove il centro di terapia del dolore è in grado da tempo di dare risposte importanti ai pazienti che soffrono di cefalee. Noi abbiamo puntato molto in passato sulla terapia del dolore, sulla medicina del dolore. Siamo stati il primo centro in Italia meridionale e siamo il primo in Calabria per quanto riguarda le degenze dei posti letto. Noi puntiamo molto sulla professionalità, sulla ricerca e soprattutto sull'umanità, sia dal punto di vista impiantistico, perché noi riusciamo a operare, sia dal punto di vista terapeutico, riusciamo ad avere eccellenti risultati. I viaggi della speranza molto spesso si hanno perché non siamo capaci noi stessi, noi calabresi, di propagandare quello che di buono siamo capaci di fare. Numerose le cause del mal di testa, alimentazione sbagliata, fumo, fattori climatici e ambientali, fattori psicologici. Esistono e sono venuti fuori anche numerosi studi in questi ultimi anni per quanto riguarda quella che è la profilassi o la prevenzione. È il tipo di approccio mentale che deve essere diverso, per cui è necessario proprio che siano dei medici specialisti che si occupano proprio di cefalea e dolore cronico. Ma oggi quali sono le cure per il mal di testa? Esistono delle terapie proprio per la profilassi, per esempio la tossina botulinica, quindi le infiltrazioni con la tossina botulinica, oppure la stimolazione cordonale posteriore, sia quella invasiva, quindi con l'introduzione di elettrodi a livello della parte diciamo cervicale del midollo, o anche non invasiva con degli strumenti particolari. Rimaniamo alla sanità, si è concluso oggi il 16° CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Si tratta di un importantissimo convegno nazionale che per la prima volta si è svolto nella città di Cosenza. Il servizio. Si è concluso il 16° CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Per la prima volta a Cosenza il congresso di rilevanza nazionale ha avuto come tema l'oncologia che verrà. I primari hanno a lungo dibattuto sulle nuove tecniche e i nuovi farmaci. Una serie di farmaci nuovi, innovativi per il tumore della prostata, per il tumore della mammella, per il melanoma in particolar modo, e sono tumori alcuni frequenti, altri meno frequenti, ma sono tumori sui quali si sta realizzando sicuramente una convergenza di azioni positive che però capitano in un momento di, chiamiamole, ristrettezze economiche, va, nel senso che esistono purtroppo dei tagli lineari di cui bisogna tenere conto, e abbiamo trovato alcune soluzioni che passano dalla professionalità proprio del primario oncologo, ma principalmente dei suoi collaboratori, principalmente ancora degli altri coinvolti come i farmacisti, gli infermieri eccetera, e quindi la chiave di soluzione secondo noi non può che essere quella della valutazione collegiale per offrire ai nostri pazienti il meglio, per offrire alla nostra società più opportunità di avere persone guarite o comunque persone lungo sopravviventi. Da Cosenza è partita la nuova visione che si vuole dare del settore, denominata Green Oncology, ovvero come operare nel rispetto dell'ambiente, fattore considerato come ineludibile. Basti considerare che l'ambiente è coinvolto oltre l'80% dell'insorgenza di tutti i tumori. Questo fa capire come
partiamo con i tumori dall'ambiente, torniamo all'ambiente per dire che anche, che so, nello smaltimento dei farmaci, nel modo di mangiare, nel non avere abitudini nocive come il fumo, eccetera, tutte queste sono considerazioni che ci riportano a un equilibrio che noi dobbiamo avere con il nostro ambiente proprio per salvaguardare la nostra salute, che non è solo nostra, ma è anche di tutta la società. Al simposio ha partecipato anche il filosofo Umberto Galimberti, che ha tenuto una relazione sul tema dall'uso all'usura della natura, implicazioni per una nuova etica medica di ecoresponsabilità intergenerazionale. Chiudiamo adesso questa ampia pagina dedicata alla sanità, parliamo di sport, di calcio, di Serie D. Domani naturalmente si rispetterà anche allo stadio San Vito il minuto di silenzio in memoria della vittima dell'attentato di Brindisi. Mancano meno di 24 ore alla terza sfida playoff che il Cosenza dovrà affrontare contro il Pomigliano. Questa mattina i lupacchiotti di Mister Napoli hanno svolto la classica seduta di rifinitura. Le immagini che vedete sono state girate dal nostro operatore Michele Cava. La gara si giocherà domani pomeriggio alle ore 16, si va verso la conferma dell'11 che ha battuto mercoledì sera il Messina. Non sarà del match il calciatore Andrea Marano, acciaccato, non ce l'ha fatta recuperare e allora l'alternativa potrebbe essere Daniele Biondo dal primo minuto con Longobardi e Mosciaro che si contendono la maglia d'attaccante centrale. Per quanto riguarda gli spettatori, al momento risultano venduti circa 2.000 tagliandi, ma nelle prossime ore il numero potrebbe crescere e magari superare il record di questa stagione ottenuto nella gara di mercoledì scorso. Ed ora, come di consueto, il sabato, la rubrica dedicata all'economia. Non sappiamo se il vertice G8 che si sta tenendo in queste ore sarà decisivo. Certamente possiamo dire che non vi è memoria di un vertice tenuto in circostanze così drammatiche. Lo dimostra l'improvviso attivismo del Presidente Obama degli Stati Uniti, che fino ad oggi sembravano poco preoccuparsi delle vicende europee. Obama è sinceramente, obiettivamente preoccupato. Ci sono in gioco intanto l'influenza rispetto al tentativo della Germania di imporsi rispetto ai ritmi di crescita e di sviluppo. Vi è la visione da una parte statunitense che è più flessibile rispetto ai problemi dei singoli paesi e dall'altra la posizione germanica che viceversa, come sappiamo, è molto più austera e severa. Vi è il tema della crescita, cioè se ripartire dando all'economia dei segnali forti. Negli Stati Uniti il sistema bancario ha ripreso a prestare soldi alle imprese e le imprese hanno ripreso a fare profitti. Non può però questa crescita fermarsi ai soli Stati Uniti e Obama sa che è necessario che vi sia una contaminazione positiva verso l'Europa. Ecco, terzo aspetto, la contaminazione di eventuali default, la possibilità concreta che la Grecia esca dall'Eurozona e che questo esempio negativo possa essere seguito da altre economie deboli. Insomma, Stati Uniti protagonisti di questo vertice, probabilmente della politica, delle indicazioni di politica economica mondiale nei prossimi mesi e ancor più nelle prossime settimane. Che strani questi europei, 2000 anni a farci la guerra, ora abbiamo 70 anni di pace, ma ancora una volta dobbiamo chiedere agli Stati Uniti di intervenire per correggere errori di impostazione da parte dei tedeschi. Certamente, signora Merkel, non ci facciamo nuovamente una bella figura. E adesso uno sguardo alle previsioni del tempo.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io ringrazio Vittorio Chiuti in regia, Luca Andrioli messi in onda e auguro a voi tutti un buon fine settimana.